La Lupa Castelli, il Catanzaro trova la vittoria proprio qui in casa. Un risultato positivo che serve a rincuorare tutto l'ambiente giallo rosso, oltre che ad avvicinare a quello che è il traguardo della salvezza. Noi di Catanzaro Tv siamo fuori dalle porte del Ceravolo per sondare gli umori dei tifosi. Una vittoria ritorna finalmente. Finalmente, anche se non abbiamo giocato un gran che bene, però eh, la vittoria ci voleva, eh, è stata una grande fortuna. Le maggiori lacune che si sono viste? Guardi, eh, io sono molto critico. Eh, la squadra va rifondata. Purtroppo sì. E questa salvezza? Purtroppo sempre più? Sempre più difficile, ma con la vittoria di oggi mi pare che le cose si cominciano a mettere meglio. Speriamo bene. Speriamo in un prossimo futuro migliore. Grazie. Ma il risultato è buono. Non è stata una grande partita comunque. A livello di gioco? Sì, sì. Non si è visto il gioco, non se ne è visto. Comunque, il risultato... Fa... Questo ci fa preoccupare un po' per la salvezza? Sì, perché le altre squadre saranno più agguerrite della Lupa Roma. Quindi. Una squadra migliore oggi in campo? Beh, almeno per volontà, anche perché l'avversario di fronte era uno dei più scarsi che abbiamo visto calcerava. Un po' di volontà, un po' di impegno sugli schemi. Speriamo che ci salviamo, che così possiamo costruire qualcosa di buono nel prossimo anno. Ecco appunto, il tasso della salvezza sembra un tasso dolente. Pensa che questa squadra abbia le caratteristiche giuste per lottare fino alla fine? Vogliono motivati, perché alcuni hanno delle caratteristiche tecniche, altri proprio un po' di svogliatezza c'è in campo. Un po' di impegno sugli schemi ce la facciamo sicuro. Bene, diciamo che è stata una partita un pochettino che abbiamo giocato in casa e abbiamo giocato con l'ultima in classifica. E dobbiamo ingaggiare che diciamo, non, se fanno la nuova riformula delle, della non retrocessione siamo, siamo con i tre salvi. punti di oggi siamo salvi. Ma a livello tecnico? No, a livello tecnico non ce la possiamo prendere con era perché questa è la squadra, questi sono i giocatori. E finalmente è arrivata la prima, si spera, di una lunga serie. Abbiamo queste sette parti che erano rimaste di cui quattro in casa e tre fuori casa, dovremmo cercare di fare le quattro vittorie casalinghe e poi prendere qualche punto in trasferta. Il gioco che ha visto in campo è... può portarci distanti? Oggi diciamo che, anche se loro erano già diciamo, in Serie D, però hanno... ci hanno messo in difficoltà con il loro gioco veloce. E forse i nostri hanno giocato un po' con la paura della... del pubblico che ne avrebbe contestati, però l'importante è aver vinto questa prima partita. Io ho visto il un, un Catanzaro un pochettino come tutti quanti lo so, sappiamo com'è, però a noi quello che ci interessa in questo momento sono i tre punti, che poi fanno tutte queste scenate, stessi signori, che non mi fate dire quello che... che... Non è d'accordo con la contestazione? No, assolutamente, in questo momento è fuori luogo. Perché non basta niente per andare in sede, se possiamo salvarla, non vedo perché deve essere contestata. Quindi, secondo lei, la salvezza può arrivare? Sì, certamente arriva, non può arrivare. arriva! Io vengo da fuori, sono venuto per le vacanze di Pasqua e sono venuto a vedere la partita. Che Catanzaro ha trovato? Eh, non, non granché. No. A livello di squadra o anche l'ambiente? Eh, anche l'ambiente. Troppa spaccatura tra tifosi sì, e sì, società. Il eh, presidente, sì. C'è molta spaccatura e, tra tifosi e società e poi anche il gioco latita parecchio, ecco, mi aspettavo qualcosa di meglio. E pensa che la, e la, la salvezza quindi si faccia sempre più difficile da conquistare? Eh sì, bisogna vedere anche le altre squadre cosa fanno, comunque speriamo almeno di non retrocedere, quello è il minimo, diciamo, minimo sindacale. Ecco. Finalmente, una vittoria importante per la classifica, soprattutto per il morale dei giocatori. Speriamo di dare seguito a Messina. Eh, e niente, insomma. A livello psicologico, curiosi. che squadra ha visto in campo? Sicuramente una squadra molto tirata, nel senso preoccupata di fare risultato, anche perché la vittoria non arrivava da un bel po' di tempo. E quindi eh, oggi dovevamo per forza vincerlo, l'aveva detto anche l'allenatore. Per fortuna è stato così. È stato un 2-0 bello. Due giocatori fortissimi. Si riferisce a quelli che hanno fatto il gol? Sì, sì. La salvezza secondo te arriverà presto? Oh sì, arriverà presto. Vabbè dai, l'importante è comunque erano i tre punti. Un pochino meglio, secondo me, siamo andati. I tifosi comunque in questa settimana i nostri atti calciatori, secondo me si è visto un po' in campo. L'importante è che adesso ci salviamo, questa è la cosa principale. Poi tre punti dovevano arrivare e tre punti sono arrivati. Sinceramente ci voleva. Un risultato che arriva insomma dopo la, la caduta di Lecce. Ma la eh, squadra ha migliorato. Alle... Cioè, la squadra ha dimostrato oggi di essere. Eh, di aver diciamo un po' qualcosa. Ma qualcosa... eh, certo, qualcosa... certo che è migliorata, specialmente in casa, no, purtroppo ci mancano quei giocatori che eh, sono infortunati, che purtroppo ormai non riprenderanno più. e Dobbiamo fare delle necessità virtù, perché avevamo solo purtroppo 11-12 giocatori contratti. Quando ti manca il signor Giampà, moi chi c'è il più patti. Guardando la salvezza? No, noi ci salveremo tranquillamente, dai. Siamo fiduciosi. Sì, sicuramente.